José Mourinho ale ale, José Mourinho ale, José Mourinho ale ale, José Mourinho ale, tutti insieme José Mourinho ale ale, José Mourinho ale, José Mourinho ale ale, José Mourinho ale, salta con noi José Mourinho, salta con noi José Mourinho, salta con noi José Mourinho. Ciao Maresca, ciao Maresca, ciao Maresca, ciao. Ciao Maresca, ciao Maresca, ciao Maresca, ciao. Siamo letteralmente meravigliosi. Siamo meravigliosi, siamo immensi, siamo unici, siamo autoritari. Facciamo quello che vogliamo. Comandiamo le partite a nostro piacimento. Indirizziamo le partite a nostro piacimento in Italia. Per l'Europa ci stiamo arrivando e ci stiamo attrezzando. Come siamo tornati in Italia, torneremo anche in Europa competitivi. No problem, non preoccupatevi. Cari gufi e care capre, come siamo tornati in Italia a pieno regime, torneremo anche in Europa. Keep calm e attaccatevi tutti insieme, tutti in fila, appassionatamente, attaccatevi. Maresca di Napoli. Io non so se tu sei a meno 16, non lo so se stai raccogliendo ancora i cocci che ha lasciato il Sassuolo o che sono rimasti a Verona ieri, non lo so di da dove arrivi tu, cioè so che arrivi da Napoli, so che sei di Napoli, però non so bene di quale parrocchia sei tu e non lo saprò mai. Ma dimmi una cosa, Maresca, dimmi una cosa. Perché Kartop ha finito la partita? Perché la Roma ha finito in 11 la partita? Perché? Perché Kartop ha già ammonito, va a fare un secondo fallo da dietro e non viene ammonito per la seconda volta? E Teo Hernandez invece viene ammonito due volte? E la seconda volta viene ammonito dopo che qualche secondo prima Krunic aveva subito fallo che tu non hai fischiato. Perché? Nella storia del calcio, italiano e non italiano, quante volte un calciatore dopo un gol o in qualunque situazione è stato ammonito perché ha fatto così verso il pubblico dicendo fischiate, continuate a fischiare? Quante volte hai trovato Ibrahimovic a Parma e sei riuscito a buttarlo fuori? Forse in parte potevi avere anche ragione, forse. Ma stasera, se butti fuori Ibrahimovic perché ha detto fischiate, tutti gli altri cosa li devi fare? Li devi dare l'ergastolo a tutti gli altri del Milan e non solo del Milan, in generale. Maresca, non sei sempre tu quello che nella stagione scorsa in Milan-Torino Tonali subisce fallo nella nostra area di rigore e ci fischi rigore contro, e poi meno male che c'era il VAR che l'ha tolto. E non sei sempre tu l'unico al mondo che è riuscito a ammonire Leao per una simulazione a centrocampo che non era nemmeno una simulazione, sempre contro il Torino, sempre nella scorsa stagione, sempre partita finita 2-0 per noi. Non eri sempre tu? Sei pazzesco, Maresca, sei pazzesco, sei un qualcosa di pazzesco. Ma nonostante te, nonostante i gufi, nonostante i vegetali, nonostante i depressi, gli ectoplasmi, nonostante tutto e tutti, contro tutto e tutti, 11 partite di campionato disputate, 10 vittorie. 11 partite di campionato disputate, 10 vittorie, 31 punti. Aperta e chiusa parentesi. Baci Maresca a te e ai tuoi cari.
Avevo tanta, 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 tanta paura di questa partita. Pensavo che fosse, e lo penso ancora adesso, che delle 11 partite di campionato disputate finora, questa la consideravo la più insidiosa. Per tutte le energie, soprattutto nervose, che abbiamo speso in questo periodo, per i giocatori che mancano, che stanno rientrando, per il percorso che abbiamo fatto finora. Per un po' di motivi, perché la Roma comunque nell'11 titolare è una buona squadra, perché la Roma giocava in casa, perché la Roma come sempre viene da alti e bassi, è una piazza complicata, Roma è Roma, e chi c'è stato lo sa che tipo di piazza è e che tipo di ambiente c'è a Roma. Quindi mi preoccupava molto questa partita. Mi preoccupava molto e ieri, l'altro ieri, in questi giorni ho detto: mi preoccupa, ma se dovessimo farcela a Roma, se dovessimo sfangarla, varranno più di 3 punti i punti che prenderemo, perché è un ostacolo duro da superare quello di Roma, è un esame duro da superare quello di Roma, per tanti motivi. Di campo, fuori campo, per tanti motivi. E l'abbiamo superato. Ma non solo nel risultato, perché questa squadra qui, non volete ammetterlo, non siete in grado di capirlo, non ci arrivate. Vi fa rosicare talmente tanto che forse non ce la fa, anche a quelli che si spacciano per milanisti, che non sanno nemmeno cosa, anzi soprattutto a quelli che adesso mettono i cuoricini rossoneri, adesso mettono i cuoricini rossoneri, e Krunic fa schifo, Leao doveva andare via, dovevamo tenere Auge anziché Leao, e facevano tutti schifo, dovevamo tenere Caldara anziché Kier, dovevamo tenere Caldara anziché Kier. Nel gennaio 2020, secondo questi fenomeni, avremmo dovuto tenere Caldara anziché Kier. Kier, unico calciatore rossonero nella lista dei 30 candidati per il pallone d'oro. Il vero leader di questa squadra. Il vero leader di questa squadra. Imperioso, imperioso. Un monumento. Simon Kier. È uno dei monumenti, ma forse in questo momento è il monumento più grande che c'è al Milan in campo. In campo, perché poi il monumento in assoluto si chiama Paolo Maldini, però in campo direi che in questo momento è Simon Kier, il più grande in questo momento. Sì. Poi ci sono tanti altri grandi, ma il più grande è Simon Kier. È l'unica squadra che gioca a pallone in Italia, è l'unica squadra che gioca veramente a calcio, anche quando soffre, ci prova sempre, ci prova sempre, poi ci riesci, non ci riesci, fai errori, c'è l'imprecisione, ci sono gli avversari che ti mettono in difficoltà, tutto quello che c'è nel mondo del calcio, nel mondo della vita, ma ci prova sempre, è la squadra che ha, l'unica squadra che ha un'identità ben precisa e definita, una sua fisionomia ben delineata, perfettamente delineata, e merito ovviamente della società, di Paolo Maldini in primis, di Zvonimir Boban, di Massara, dei calciatori in campo, Simon Kier su tutti, di Pioli, perché anche lui, anche se per me l'allenatore non è così fondamentale come dicono gli altri in una squadra di calcio, però comunque anche Pioli ha i suoi meriti, perché fa ciò che sa, non fa danni. L'allenatore secondo me non deve fare danni, non deve creare danni. E Pioli ogni tanto, forse se le scelte le fa lui, se le fa lui, non ho questa certezza, se le scelte le fa lui, ogni tanto qualche scelta l'ha sbagliata, però nel complesso anche lui
ha dei meriti. Siamo grandi, siamo meravigliosi, siamo meravigliosi. Al di là della posizione di classifica che otterremo, io sono ancora convinto, sono sempre più convinto che il Milan in questa stagione arriverà o primo o secondo in campionato. Champions League è difficile, molto difficile, però ci possiamo ancora provare. Spero che ci vogliano provare, spero che non abbiano già abdicato. Mercoledì sarò a San Siro. Domenica sarò a San Siro per il derby, poi sarò a Madrid per la partita che spero ci possa dare delle gioie. Vedremo, 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 ma queste cose che sto dicendo adesso, io le dicevo prima del campionato, andatevi a rivedere e a risentire quello che c'è sopra questo tubo. Io lo dicevo ad agosto e ci sono le prove certificate. Tatarusano sicuro, bello da vedere come Rosy Bindi, però efficace, determinante anche stasera, reattivo, sul pezzo, 6 e mezzo. Davidino Calabria, meraviglioso, da tenere sul comodino e baciare giorno e notte. Grinta, impegno, abnegazione, migliora sempre di più tecnicamente. Non sarà mai Marco Scafu, ma migliora sempre di più. 7. Simon Kjær. Il muro di Danimarca. Un monumento della Danimarca, un monumento di Milano, un monumento di Milanello. Stasera un monumento di Roma da affiancare al Colosseo. Voglio stare basso coi voti. Voglio stare coi piedi per terra. Simon Kjær, 8 e mezzo, tendente al 9. Carbone ardente Tomori, un'altra statua in senso positivo. Attento, sicuro, pochissime sbavature, 7 e mezzo. Teo Hernandez può fare di più, deve fare di più, è tornato dall'infortunio, dal Covid, fatto una buona prestazione, ha spinto il giusto, non ha spinto alla sua maniera, un 6 e mezzo se lo può prendere. Che sì, molti dicono che Bergamo ha fatto una buona partita, stasera ha fatto una buona partita, stasera ha fatto una partita da livello accettabile, più che a Bergamo. Che sì, 7 stasera. La prima volta nella stagione che veramente mi ha convinto, il 31 ottobre 2021. Dovevamo aspettare Halloween, dovevamo aspettare lo scherzetto di Halloween. Benasser, buona partita, non superlativa, ma una buona partita. Una buona partita, un buon dinamismo, tatticamente sempre abbastanza utile, movimenti adeguati, si abbassa con i tempi giusti, si alza, si sposta sulla destra, si sposta sulla sinistra, dà sempre la possibilità di appoggio al compagno, verticalizza quando può. 6 e mezzo Benasser, 6 e mezzo. Selemakers, l'uomo tattico, il nostro uomo tattico, il nostro uomo che svaria su tutto il fronte della tre quarti, anche lui ti permette sempre di avere un appoggio comodo. Tecnicamente migliora sempre di più, viene dentro il campo, gioca il pallone, ha personalità, non ha paura di giocare. 6 e mezzo Selemakers. Krunic, trequartista non è il suo ruolo, lui da interno di centrocampo sicuramente può rendere di più e ha reso di più. Stasera per la prima volta da trequartista ha un 6 e mezzo, un 6 più bello pieno. Non ha fatto cose sfavillanti, ma non ha sfigurato. Ha fatto il suo, non ha fatto errori, non ha fatto danni. Ha fatto una buona partita. Una buona partita, è stato utile, è stato efficace, nonostante sia fuori ruolo. La prima volta è
È la prima volta che fuori ruolo fa una partita di questo livello. Sei più Krunic. Leao, devastante. Devastante. Ha arato la fascia sinistra, cioè la fascia destra della Roma. L'ha completamente arata. Devastante. Se li è pappati come dei tarallucci in offerta al discount. Se li è pappati in una maniera incredibile. Incredibile. Leao 8. Ibra. Mi ha sorpreso Ibra. Mi ha sorpreso. Vabbè, oltre al gol su punizione che ha tirato forte, con molta potenza. Ma Rui Patricio ha messo una barriera allucinante, non ha minimamente visto partire il pallone. Non puoi mettere una barriera del genere che non ti permette di vedere la partenza del pallone. Ibra è stato bravo, ha fatto gol, ma è stato molto agevolato da Rui Patricio. Però oltre il gol, poi ne ha fatto un altro, è stato annullato, si è procurato il rigore. È stato sempre nel vivo dell'azione. Secondo me a volte viene troppo a centrocampo, si allontana troppo dall'area di rigore, perché quando è in area di rigore è ancora pericoloso in questo campionato, anche più di quello che mi aspettavo. In certe circostanze si abbassa troppo, viene troppo a centrocampo e a noi ci serve più lì davanti, perché per il livello che ha questo campionato è importante che la capolista abbia i due centravanti che insieme arrivano a 75 anni, fa capire il livello di questo campionato. Però il livello di questo campionato era lo stesso, se non più basso, nei 10 anni precedenti, o nei 9 anni precedenti. Non è che sia abbassato questa, com'era negli anni precedenti e in questa stagione. Comunque Ibra 7, direi. Teo Hernandez, vabbè, quel voto lì, nonostante l'espulsione di Teo Hernandez è giusta, a termini di regolamento è giusta, ma devi buttarmi fuori anche Karsdorp nel primo tempo per la Roma. Romagnoli, un 6, tranquillo, non ha... Sì, no, sì, no. In occasione del gol della Roma... Fuori classe qualcosina di più, mi dà una bella frustata al pallone e me lo manda a 30 metri. Thiago Silva me lo manda a 30 metri quel pallone, il miglior Paolo Maldini della stagione 2003-2004 me lo manda a 40 metri quel pallone. Sto godendo, Halloween è bello e a Romagnoli diamo 6. Balloturè ha fatto il suo, senza infamia, senza loda, sei. Bakayoko, leggermente meglio del solito. Sei, anche perché praticamente doveva solo contenere e non doveva impostare. Sei. Tonali, un sei. Tonali ultimamente è leggermente sottotono, credo che sia stato fuori. Forse perché partirà da titolare mercoledì col Porto. Giroud ci ha provato, ma non... mi hanno detto, io non me ne sono nemmeno accorto. Mi hanno detto che è stato ammonito Giroud, io non me ne sono nemmeno accorto. Giroud, io non ho visto niente da parte di Giroud. Non ho visto nulla. Non ho visto nulla, io direi 5 e mezzo. Non si possono regalare i 6 così a papocchia. 5 e mezzo Giroud, 5 e mezzo. E bravi ragazzi, abbiamo vinto una partita fondamentale, fondamentale veramente, perché ti dà tanta autostima, ti dà... Poi come l'hai vinta? Con autorità, imperiosità, autorevolezza, l'hai vinta bene, hai vinto, hai dato tu. Hai deciso tu quando bisognava accelerare, quando bisognava rallentare. I tempi della partita li ha decisi il Milan. Li ha decisi il Milan.
ha comandato la partita. Il Milan ha comandato la partita, l'hai vinta proprio bene, 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 bene. Siamo grandi, ragazzi. Siamo grandi, siamo meravigliosi, siamo stupendi, siamo stupendi. 31 punti, 31 punti, 31 punti, 31 punti, 11 partite, 31 punti. 11 partite, 31 punti, 11 partite, 31 punti. Statemi bene.